Benvenuti su Deal Flower. Oggi siamo qui con Ignazio Castiglioni, amministratore delegato di ATE SGR. Grazie di essere il nostro ospite, Ignazio. ATE SGR è una società di risparmio indipendente che è attiva da oltre 13 anni sul mercato degli investimenti alternativi, con asset in gestione per oltre 400 milioni. Ignazio, qual è la fotografia attuale di ATE? Sì, ecco, grazie, per avermi invitato. ATE oggi è una società di gestione in rapida crescita. Abbiamo superato, come hai detto, oltre i 400 milioni di euro di massa in gestione. La fotografia di oggi è quattro fondi gestiti, uno nel comparto delle infrastrutture, tre nel comparto del private equity. Oggi ci siamo ritagliati uno spazio particolare nel mercato italiano, molto specifico, perché abbiamo una forte connotazione e focalizzazione verso l'innovazione e la tecnologia, che ci ha posizionato come unico player in Italia tra i migliori peer europei per rendimento dei fondi gestiti. Senti, i fondi tematici, quanto sono strategici nella vostra asset allocation? ATA, fin dalla nascita, ha sempre creduto nell'importanza della focalizzazione e nella specializzazione dei fondi in gestione. I nostri fondi, gli ultimi tre, sono tutti fondi tematici e rivolti a segmenti particolari dell'economia italiana. In particolare, il nostro focus principale è la tecnologia e l'innovazione, e quindi la transizione digitale, che è principale, specialmente in questi ultimi anni, è sempre a maggior importanza, e poi l'innovazione. Noi crediamo che, grazie anche alle grandi masse che continuano ad aumentare verso il private equity da parte degli investitori istituzionali, ci sarà sempre maggior competizione per trovare i target migliori. Chi ha conoscenza specifica di un settore sicuramente è in grado di cogliere le migliori opportunità perché conosce quel settore in cui deve investire, è in grado di aiutare le aziende al meglio perché è in grado di conoscere meglio i competitor, oppure anche opportunità di acquisizioni di aziende nello stesso settore, e conosce meglio anche poi il mercato del capitale umano, molto importante per assunzioni di manager che devono aiutare la crescita dell'azienda. È il motivo per cui noi crediamo che i fondi tematici avranno sempre maggior crescita in Europa, già ce l'hanno, ma anche in Italia. Senti, stiamo vivendo una fase di grande ripresa dell'economia post pandemia, anche se non siamo ancora purtroppo fuori completamente dalla pandemia, però l'economia sta vivendo veramente una fase di boom. In quali settori vedi maggiori opportunità e su che cosa vi state focalizzando? Ecco, noi come ATA ci stiamo focalizzando principalmente su due grandi ambiti, che è l'innovazione e la tecnologia. All'interno della tecnologia ci stiamo focalizzando sempre più sull'ambito digitale, e quindi quella che è la transizione digitale delle imprese. Oggi c'è un grande cambiamento di paradigma in tutti i settori, e quindi la digitalizzazione dei processi produttivi ricopre un piano di primo ordine in tutte le aziende italiane. Il tema principale in cui ci stiamo appunto focalizzando, oltre al digitale, quindi aziende IT, ICT che lavorano in cloud o come software as a service, stiamo anche analizzando fortemente il MedTech. Il MedTech è un settore per noi fortemente interessante perché aziende di questo settore hanno sì ricavi più o meno stabili ed in crescita, grande marginalità e forte generazione di cassa, e ciò le rende quindi appetibili già di per sé agli investitori istituzionali. Ma grazie al PNRR, quindi il piano Recovery Plan varato dal governo, avremo grandi risorse che verranno date in questi ambiti per la ripresa post-Covid, e sicuramente il mercato della medicale, della sanità e il mercato della health sarà un settore fortemente avvantaggiato. L'altro ambito che guarderemo e stiamo analizzando in forte dettaglio per amplificare le masse da poter allocare sono le infrastrutture. Il PNRR pensa di allocare 62 miliardi nel prossimo triennio sulle infrastrutture, e anche i capitali privati potranno avere un ruolo importante per la transizione sostenibile delle infrastrutture italiane. Ecco, in parte ne hai già accennato appunto al ruolo del private capital come motore, come volano della ripresa associato al PNRR. Ti aspetti che ci sia un cambio di passo del private capital in Italia grazie anche a questi fondi che arriveranno prossimamente? Sì, sicuramente ci sarà un'accelerazione.
l'Italia giocherà un ruolo, può giocare un ruolo di primo ordine in Europa, abbiamo grandissime risorse, dopo un momento di calo, di depressione dell'economia avremo veramente una grande, grande opportunità di crescita con risorse veramente importanti che si accresceranno, raddoppieranno, triplicheranno grazie poi all'intervento privato dei fondi di investimento. E tutti gli investitori istituzionali stanno spostando nella loro asset allocation forti masse verso il private capital. Ciò creerà diciamo un acceleratore, un volano e un circolo virtuoso verso l'economia reale. Scusami, ultimissima domanda, sempre tornando a voi nello specifico ad ATT. In questo momento quante aziende avete in portafoglio e il fondo che state investendo, cioè i fondi che state investendo, a che punto sono del loro tragitto? Sì, allora abbiamo fatto nel nostro periodo 34 operazioni di investimento e oltre 50 operazioni di add-on, quindi con le aziende in portafoglio abbiamo comprato altre aziende. Abbiamo già effettuato 24 exit che sono andate molto bene, infatti mediamente quasi 3 volte il capitale investito, il nostro multiplo, il ritorno sul capitale, l'IRR per gli investitori è superiore al 22%, quindi questo indica diciamo un po' il track record molto positivo. Ad oggi in portafoglio abbiamo ancora qualche azienda che stiamo cercando, 2 sono in fase di analisi per la dismissione, altre sono recentemente acquisite e in grandissima crescita e quindi potremo valutare nel prossimo anno opzioni strategiche, anche un exit. E poi abbiamo ancora masse importanti da investire con un ultimo fondo in gestione di private equity che pensiamo di completare entro la fine dell'anno altre 2 operazioni di investimento. Ok, ringrazio molto Ignazio Castiglione, amministratore delegato di ATT SGR per essere stato ospite nostro. Grazie Ignazio e arrivederci su Dealflower. Grazie.